nuovo titolo, I libri e noi, ci sembra quanto mai adatto a questo seminario che si tiene in una biblioteca e che è rivolto innanzitutto agli studenti che animano la vita del libro e ai docenti dell'Ateneo, lettori e autori di tanti libri, impegnati tutti nella relazione fondamentale con essi e convocati a diverse forme di cooperazione testuale e di interpretazioni possibili. Ne auguriamo oggi il 12° ciclo del seminario, che compie quest'anno il suo 6° anno in questa biblioteca che si vuole a carattere generale e a disposizione di studiosi e di studenti delle discipline umanistiche, ma che ha anche scelto di tentare nuove sperimentazioni, come appunto quella del nostro seminario, di parlare insieme del libro in questo luogo in cui i libri vengono distribuiti, letti, conservati, raccolti, ma che a cui cerchiamo di dare anche voce nell'idea, un po' alla Montaigne, se volete, che il libro appartiene per metà all'autore e per metà al lettore, che gli conferisce significati all'interno della sua esperienza. Abbiamo scelto appunto questa biblioteca anche in virtù della grande disponibilità del personale di questa biblioteca, che non mi stancherò mai di ringraziare, di ricordare, a partire dalla direttrice, che ha cambiato nome, dalla direttrice, a partire dal personale, alla presidente del nostro comitato scientifico, che appunto siamo tutti qua a disposizione. Cioè, questa idea che è nata un po' in modo non sistematico, certo, ma comunque si è consolidata con il tempo grazie al lavoro di tutti noi che siamo qui a disposizione di questo esperimento, e appunto è questa biblioteca che tra i suoi esperimenti ha anche avuto anche questa esperienza di un'apertura serale e festiva nella sua sede, un modello che in fondo l'Ateneo, attraverso il presidente dello SBA, che ringrazio di essere presente e che parlerà il professor Pescatore, questo modello che ha voluto in qualche modo anche applicare ad altre biblioteche di via Zamboni, e di ieri credo l'apertura della biblioteca by night della giuridica Antonio Cincu, e alla fine del mese a sala di studio di Palazzo Paleotti, la nostra biblioteca, nella speranza o nell'illusione di giungere a trasformare anche attraverso la forza dei libri e dei loro lettori quel pezzetto di città che noi abitiamo. Una speranza, un'illusione, noi ci lavoriamo e ci crediamo. Lascio quindi la parola ai colleghi che hanno accettato di aprire questo nostro seminario, al professor Neri, Camillo Neri, professore di filologia e letteratura greca e grammatica greca, che si interessa di filosofia, lavora sulla filosofia e sulla letteratura antica, la poesia, sulla poesia greca e sui studi biblico-patristici, e al professor Guglielmo Pescatore, presidente dello SBA, che è professore di teoria e tecnica dei nuovi media, economia e marketing dei media audiovisivi e di cultura dell'intrattenimento. Io ho cercato, avrei voluto presentare la biografia intellettuale e la produzione scientifica dei colleghi che oggi parleranno, ma non avevo abbastanza carta per stampare e quindi vi rinvio al loro curriculum, che è online, e che appunto fornirà dei dati adeguati.
confessavo prima agli organizzatori, a Maria Franca Spallanzani in primis, a Mirella Mazzucchi e agli altri che mi hanno fatto anche quest'anno l'onore di invitarmi, che non ho avuto molto tempo per preparare parole alate per questa sera, insomma, come facevano gli Aedi o i Rapsodi. E ho pensato di offrire magari invece qualche spunto alla riflessione, perché mi auguro che nello spirito di questi incontri, dopo una ventina di minuti, cercherò di stare in questo tempo in cui proverò a presentarvi alcuni testi da cui ho pensato di partire, sarebbe bello poi discutere insieme. Quindi, come quando faccio, quando ho voglia di discutere, non ho con me un PowerPoint, non ho con me un Prezi, non ho strumenti speciali di distrazione di massa, e vorrei invece che aveste tutti il testo che credo vi sia stato distribuito. Per i grecizzati si può usare questa pagina, per i non grecizzati si tratta semplicemente di girarla e dietro ci sono le traduzioni. Allora, quando sono stato invitato quest'anno, Maria Franca mi ha chiesto, cito dall'email che mi ha mandato, un punto di vista particolare sulla relazione dangereuse quanto séduisante tra i libri e i lettori, a illustrare, come si diceva prima, perché questa frase figura anche nella presentazione di Ex Libris, ultima edizione, la relazione fondamentale con essi e delle diverse forme di cooperazione testuale e di interpretazioni possibili che si instaurano nella lettura. C'è chi riesce a scrivere con finezza anche le email, non soltanto le altre cose. Quindi. E allora mi è venuto in mente immediatamente una frase che Maria Franca cita spesso, anche quando andiamo a presentare ai malcapitati, prossimi amici dell'Università di Bologna, la scuola di lettere alle giornate dell'orientamento, ad Alma Orienta, che è una famosa frase di Cartesio dal discorso sul metodo, che vi cito dalla traduzione italiana di Alessandro Carlini, una vecchia traduzione, una vecchia edizione, la terza del 1963. Questa frase, che ho sentito spesso risuonare sulle labbra di Maria Franca, è la seguente: appena l'età mi permise di uscire dalla tutela dei miei precettori, abbandonai interamente lo studio e risolsi di non cercare altra scienza al di fuori di quella che potevo trovare in me stesso e nel gran libro del mondo. E, riflettendo su questa frase, ho pensato che è una frase molto eraclitea, forse inconsapevolmente eraclitea, e del resto Eraclito è uno di quei filosofi, scienziati, non so come vogliamo chiamarlo, che ha improntato di sé, al prezzo di perdersi naturalmente, come sempre accade ai filosofi, molta della tradizione filosofica successiva, che ha ripreso Eraclito, lo ha strumentalizzato, lo ha citato, lo ha interpretato a suo modo. E perché questa frase di Cartesio mi sembrava così eraclitea? Beh, in primo luogo perché Cartesio dichiara di indagare se stesso. Un frammento 101 di Eraclito è un frammento di sole due parole, di Thesamene me auton, che vuol dire per l'appunto ho indagato me stesso, come fonte della propria istruzione. Il secondo motivo, che però è quello che ci porta qui oggi, per cui la frase di Cartesio mi sembra eraclitea, è che parla del gran libro del mondo. E allora ho pensato che, visto che il tema è i libri e noi, forse quello che anche voi potreste aspettarvi da un grecista è che cerchi di parlarvi, brevemente, nei 20 minuti promessi, del primo libro positivamente documentato della letteratura greca, e cioè, come diciamo sempre noi grecisti con un zinzino di sussiego, della letteratura occidentale, il primo libro di cui abbiamo effettivamente notizia. Il libro di Eraclito, che è un libro mondo, come vedremo tra un attimo, esattamente come il gran libro del mondo di cui parla Cartesio. Il libro di Eraclito è il primo libro della letteratura greca ed è un libro fisico, il primo libro in senso fisico, naturalmente, non che prima di Eraclito ci fosse nulla o che nessuno si fosse mai sognato di dire o scrivere alcunché. Però non abbiamo documentazione, mentre del libro di Eraclito abbiamo una singolare, la vedremo tra un attimo, documentazione. Un libro fisico, quindi, che si poteva toccare, che si poteva maneggiare, come la fisicità dei libri a cui tutti noi siamo così affezionati, anche quando siamo costretti a leggerli magari in PDF a mo' di rotoli elettronici sullo schermo di un computer.
Un libro che però è anche un logos, e cioè, traducendo questa parola greca dai molti significati nel modo più semplice e immediato possibile, un discorso. È un logos uditivo che si può, anzi si deve, ascoltare. Un libro dunque la cui fruizione è garantita dalle orecchie, dall'ascolto, ma che contiene anche, stando al suo autore, il nostro Eraclito, la formula che descrive il mondo. In questo senso è un libro che è anche il mondo. In che senso questa cosa può stare in piedi? Proveremo a vederlo. Intanto qualcosa su Eraclito, che non tutti sono naturalmente tenuti a conoscere in profondità. Vi dirò soltanto che è il filosofo del, più che del Pantarei, che come sapete sono tutto scorre parole che non si trovano nei frammenti superstiti di Eraclito, piuttosto del Hen Pantaeinai. Tutte le cose fanno una cosa soltanto, uno dei tanti tentativi che il pensiero greco dell'età cosiddetta arcaica, e in modo ancora un po' più buffo presocratica, un'ossessione che il pensiero greco di quest'epoca ha sempre avuto, è quello di cercare un principio unitario di spiegazione della molteplicità del reale, qualcosa che ci consenta di spiegare in termini unitari la enorme varietà di cose, di eventi, di teorie, di persone che girano sulla faccia della terra. Ed Eraclito pensava che tutte le cose potessero essere effettivamente ridotte ad una, potrebbero essere spiegate cioè in modo unitario. E questa bizzarra, come tutte le teorie dei filosofi presocratici, a partire appunto dal loro nome ci paiono, questa bizzarra teoria era contenuta in un prezioso rotolo di papiro, dobbiamo immaginare, che venne depositato, o meglio dedicato in deposito, un deposito che è quasi una consacrazione. Per i bibliotecari che quando depositano i libri in qualche modo li consacrano al genius loci, nel tempio di Artemide ad Efeso, uno dei più importanti templi del mondo antico. Il tempio di Artemide ad Efeso è forse il santuario in assoluto più famoso del mondo antico all'età di Eraclito, che si dispone verso la fine del VI, l'inizio del V secolo, la sua acmè, la sua fioritura, il 40° anno di età in cui secondo i greci le persone fiorivano. Io ho cominciato a sfiorire da un po', anche perché l'ho passato da un pezzo, e è collocato proprio nel 500 avanti Cristo, quindi sul crinale tra il VI e il V secolo. Tutte queste cose un po' strane che vi sto raccontando sono contenute in un testo per noi molto importante, che è l'inizio del nono libro delle vite dei filosofi di Diogene Laerzio, un biografo erudito, lui stesso forse filosofo, compilatore di filosofia, qualcuno gli ha voluto riconoscere una facies epicurea, ma in sostanza nel nono libro lui racconta la vita di Eraclito, e racconta una vita che assomiglia molto alle vite così come venivano concepite nel mondo greco da Aristotele in poi. La biografia, che per noi è parte integrante della storia, della storiografia, per gli antichi era parte integrante invece dell'esegesi dei testi, e quindi doveva servire non tanto a ricostruire un pezzo di storia scientificamente controllabile, ma a spiegare un libro, un'opera, una tragedia, una commedia, anche un'opera di filosofia come appunto il Syngramma, il trattato di Eraclito. E che cosa dice Diogene Laerzio? Lo potete seguire alla testimonianza numero 1 delle vostre fotocopie. Comincia raccontandoci per l'appunto l'ascendenza di Eraclito, i bioi dei filosofi ma anche degli altri autori del mondo antico sono fatti tutti a un dipresso allo stesso modo: i genitori, la provenienza geografica e poi i mirabilia, le cose fatte, e alla fine la bibliografia, le cose scritte. Eraclito, figlio di Blosone, o come alcuni dicono figlio di Eraconte, era di Efeso. Costui fiorì nella 69esima Olimpiade, che corrisponde agli anni, come vedete, 504-501.
69 per 4, il risultato viene sottratto a 780-776, che è il convenzionale anno d'inizio delle Olimpiadi, ci dà la datazione in termini nostri delle cifre antiche. Megalofron de Gegone Parontinaun, fu sprezzante ma anche di alto sentire. Megalofron può essere letto in positivo come in negativo, è un epiteto che indica la grandezza d'animo e anche quella grandezza d'animo che spesso induce a disprezzare gli altri. Quant'altri mai? E appunto iperoptes. Iperoptai sono quelli che guardano dall'alto in basso, appunto, piuttosto scostante, non doveva avere un carattere molto facile, come è chiaro anche dal suo trattato. E qui Diogene Laerzio parte con una serie di citazioni di Eraclito da cui si evince il suo carattere sprezzante, a riprova di quello che vi dicevo un attimo fa, e cioè che la vita e anche il tratteggio delle caratteristiche, diciamo così, spirituali, caratteriali, è funzionale a spiegare quello che si trova nell'opera. Ritiratosi nel tempio di Artemide, se ne stava a giocare agli astragali con i fanciulli, altro tratto di scostanza, di contemptus mundi, no? Eraclito che si ritira dal mondo e dice in fondo è meglio giocare con i fanciulli. E agli efesini che gli stavano intorno disse: perché, razza di sciagurati, vi meravigliate? Non è meglio fare questo che praticare la politica o occuparsi del governo Politeo e sta insieme a voi? Molto meglio giocare con i fanciulli che dedicarsi alla politica con gli efesini, che secondo Eraclito, come la maggior parte degli uomini, della politica e di tutte le altre cose non capivano assolutamente nulla. Alla fine Telos misantropesas, sviluppata questa misantropia piuttosto acuta, e andatosene fuori sui monti passava la vita nutrendosi di erba e di foraggio, oas situmenos kai botanas. Fu straordinario nel bene e nel male fin da fanciullo, e quando era giovane diceva di non sapere nulla. Era giovane in carriera, aveva bisogno evidentemente di farsi ben volere e quindi diceva di non sapere nulla. Ma diventato maturo, teleios, adulto, di avere conosciuto tutto. Non fu discepolo di nessuno, ma diceva di aver indagato se stesso. Ecco la citazione parafrastica del frammento 101. E di aver imparato tutto da sé. Il libro tradito di lui, e quindi vedete che si pone già un problema di tradizione, con Diogene Laerzio siamo nel terzo secolo d.C., Eraclito è fiorito all'inizio del quinto, e quindi capite che di acqua sotto i ponti ne è già passata parecchia, è apotos tu sinecontos, e questa è un'espressione difficile che io tradurrei a partire dal contenuto generale, dal tema generale, un perifuseos, un sulla natura, secondo quello che era il tema. I filosofi antichi sono tutti fisici, un po' come i filosofi moderni, bisognerebbe che i filosofi si chiedessero perché la filosofia comincia e finisce nel segno della fisica. E quindi dal tema generale che lo caratterizza è un perifuseos, ma si divide in tre capitoli. Difficile che Eraclito davvero avesse diviso questo libro in tre capitoli, più facile che Diogene Laerzio faccia riferimento a un'edizione successiva, ma in ogni caso sono notizie che abbiamo il dovere di e anche il piacere in qualche modo di considerare. Uno sul tutto, vedete, un altro politico e un altro teologico. Lo consacrò in deposito a Nefeche d'Autò nel tempio di Artemide, come dicono alcuni, dopo essersi preso la briga di scriverlo nel modo meno chiaro possibile, in modo piuttosto scuro, perché vi si accostassero soltanto coloro che ne erano capaci e non diventasse oggetto di facile disprezzo, eucatafroneton. Catafroneo vuol dire disprezzare, eucatafronein vuol dire disprezzare anche con facilità, da parte del volgo, dell'elemento popolare. Ec tu de modus. Un libro dunque fisico, se può essere consacrato e depositato nel tempio di Artemide,
in quella che possiamo considerare anche la prima pubblicazione di un libro vero e proprio. Voi dite, beh, è una strana pubblicazione, perché a quanto dice Diogene Laerzio, Eraclito questo libro l'ha portato nel Tempio di Artemide per sottrarlo al facile disprezzo del volgo, per esempio. Però è anche vero che i templi antichi erano dei grandi raccoglitori di cose di ogni genere, anche di libri, a quanto pare. Le testimonianze che abbiamo sono posteriori rispetto a questa che, se dobbiamo considerarla con qualche fiducia, ci attesta una dedicazione di un libro molto antica. Ma nello stesso tempo erano anche dei luoghi pubblici. Che cosa c'è di più pubblico di un santuario? Il santuario ci vanno tutti, ci possono andare tutti. E quindi questa è una forma di pubblicazione di un'opera fisica dentro alla quale sta un contenuto così prezioso come il pensiero di Eraclito sul tutto, perifuseos. È una pubblicazione però che è anche un nascondimento. L'intento di Eraclito, nelle parole di Diogene Laerzio, è quello di sottrarre al volgo la sua opera. E forse c'è anche un intento di preservazione. Il Tempio garantisce a questo rotolo una certa protezione, una certa cura, la possibilità che ciò che vi è scritto, possiamo davvero parlare di scrittura, possa essere trasmesso alle generazioni successive. Eraclito, insomma, non si pone soltanto il problema che è tipico di tutti gli autori di una età che non è ancora propriamente della scrittura, e certamente non è ancora un'età delle biblioteche, di scrivere un libro come tema essa ei, come possesso per sempre, pur le siècle, ma in qualche modo anche sì, si propone di fare qualcosa che può essere eseguito nell'immediatezza di una performance. Quasi tutte le opere letterarie dell'età che precede quella delle biblioteche sono fatte per essere performate, per essere eseguite in pubblico davanti a un pubblico, appunto. Ma qui c'è anche l'idea invece di preservare qualcosa che deve attraversare un pezzo più lungo di storia, che non si deve esaurire nell'immediatezza di un solo momento. Di questo logos, di questo discorso, che è anche un libro, ed è un libro pubblicato, nascosto e preservato, abbiamo la fortuna di avere l'inizio. E l'inizio è il testo numero 2 delle vostre fotocopie, che è il frammento 1 di Eraclito nella raccolta dei frammenti dei presocratici di Diels e di Kranz, che è tuttora un po' la edizione di riferimento per questi testi. Che cosa dice il frammento 1? Come iniziava questo libro di Eraclito? Di questo logos che è sempre, incomprendenti sono gli uomini, sia prima di averlo ascoltato, sia una volta che lo hanno ascoltato per la prima volta. Nonostante le cose accadano tutte secondo questo logos qui, assomigliano a degli inesperti, e proprio mentre fanno esperienza di parole e opere tali, quali io vengo esponendo, distinguendo secondo natura ciascuna di esse e mostrando come sta. Ma agli altri uomini, sfugge quanto fanno da svegli, proprio come dimenticano quanto fanno dormendo. Un bel inizio, possiamo dire, di un'opera. Non so se lo consiglierei a chiunque tra voi volesse iniziare un logos o un'opera. Potremmo considerarla una captatio malevolentiae. No? Sarebbe come se all'inizio di un discorso uno dicesse popolo, asino, ciuco e bue, come si usava dire una volta, rivolgendosi al proprio pubblico. Beh, intanto siamo sicuri che sia proprio l'inizio. Ne siamo abbastanza sicuri, ci sono più testimonianze che parlano dell'archè del logos di Eraclito. Quello che ci lascia in dubbio è che c'è un de in seconda posizione, per chi ha il foglio con il greco, e de ha un valore prosecutivo in greco, di qualcosa che è stato detto prima. E quindi poteva esserci una frase prima di tu de logo, tu de onto sei, axinetoi, eccetera, eccetera. Anche se la maggior parte degli studiosi pensa oggi che quella frase fosse soltanto l'asfragis,
di Eraclito di Blosone, queste sono le parole, o qualcosa del genere, quindi non niente di particolarmente significativo. La traduzione che io vi ho messo sul retro è però molto facile. Eraclito non è difficile da tradurre, sintatticamente è piuttosto semplice, le strutture sono abbastanza riconoscibili. Quando ho fatto il corso su Eraclito, gli studenti sono stati contenti perché i frammenti di Eraclito poi si portano all'esame e si traducono quasi all'impronta. Il problema non è tradurlo, è capirlo. E già gli antichi non lo capivano. Ricordate che, secondo alcuni, Eraclito si sarebbe dato la pena di scrivere in modo asafesteron, poco chiaro, per evitare che il suo discorso fosse compreso. Non bastava il tempio di Artemide a questa profilassi del logos, ma ci voleva anche uno stile che disincentivasse la lettura di chi voleva capire subito. E perché è oscuro Eraclito? Perché è difficile capirlo nonostante sia facile tradurlo? È un problema di punteggiatura che gli antichi non avevano, che facevano quando parlavano ad alta voce i propri libri, quando li dicevano a un pubblico che li ascoltava con le orecchie, e anche per un problema di lessico. Dove va, per esempio, la virgola nella prima frase? Di questo logos che è sempre incomprendenti sono gli uomini. Ora, se io ve lo leggo con la voce di Mario Monti, di questo logos che è sempre incomprendenti sono gli uomini, l'ambiguità resta. Sempre, per esempio, va con che o con incomprendenti. E che cosa significa logos? Non aspettatevi che ve lo dica io stasera, sono millenni che ci si ragiona su che cosa sia il logos di Eraclito. Poi semmai vi dirò la mia, ecco, ma il problema è un problema antico, ed è un problema che già si poneva Aristotele nella terza delle testimonianze, e terzo e ultimo testo che vi ho portato questa sera. Un brano della Retorica, del terzo libro, quinto capitolo della Retorica, dove Aristotele dice che lo scritto deve essere di facile lettura e anche di facile pronuncia, esposizione, che è la stessa cosa. Dice che deve essere euanagnoston kai euphraston, deve essere facile da leggere e facile anche da esporre. Cosa che questo obiettivo di scrivere qualcosa che sia facile da leggere e facile da esporre, non ottengono, un effetto che non ottengono, le troppe congiunzioni e anche quelle sequenze a me radion diastixai, che non è facile interpungere, dove non è facile mettere le pause, come per esempio le frasi di Eraclito, perché mettere l'interpunzione, mettere la punteggiatura ad Eraclito, pagare Eracleito di Astixai, è un ergon, è un'impresa, per il fatto che è sempre poco chiaro, diato adelon einai, con quale elemento deve andare un elemento della frase, se con il precedente o con il successivo, come avviene nel incipit del suo trattato, oion ente arche aututu syngrammatos. Anche Aristotele, per inciso, ci dice che questo era proprio l'incipit del discorso di Eraclito. Dice infatti, tu logu tu deontos, aiei axune toi anthropoi ginontai, del discorso che è sempre incomprendenti gli uomini sono. Dove non è chiaro, a proposito del sempre, con quale altro elemento si debba costruire, se con il che o con l'incomprendente. E poi c'è il problema del logos stesso. Che cosa significa logos? Forse il termine più ricco di tutto il lessico greco, e anche il termine usato dal filosofo, come vi dicevo prima, più riusato da tutta la storia della filosofia. Gli stoici, per esempio, diranno che il logos è il fuoco del divino, è la particola immortale, eccetera, eccetera. Io, che la devo fare breve perché ormai credo che il tempo mi sia scappato, forse sono già andato anche oltre i 20 minuti che mi erano stati concessi, chiedo ai miei moderatori di farmi dei cenni di
qualche natura. Siamo incantati. Vi dirò molto brevemente come la vedo io. E io credo che il logos di Eraclito altro non sia che il suo discorso. Il discorso che lui stesso esegue di fronte ai suoi discepoli, al suo pubblico, alle persone che hanno la cortesia di starlo ad ascoltare, per quanto così sprezzante sia il suo carattere e così dura, così aspra, così facile ad attirarsi malevolenza sia la sua parola. E allora in che senso questo logos è anche il mondo, è anche una legge universale? Vedete che è curioso quello che si dice nel frammento 1. Il sempre deve stare con eontos o con axiunetoi o con tutte e due. Di questo logos che è sempre, dobbiamo pensare che il logos di Eraclito sia eterno, gli uomini sono sempre incomprendenti, come sembra suggerire anche la frase che segue, sia prima sia dopo averlo ascoltato. Però quello che diciamo da questa frase, intanto, è che il logos si ascolta. E se si ascolta deve essere un discorso, non può non essere un discorso, non può essere una legge universale, a meno che non si voglia darle una forma sonora, non può essere lo spirito del mondo, a meno che non lo si riduca a discorso, non può essere il fuoco, a meno che quel fuoco non prenda forma di parole, deve essere un discorso che è possibile acusai. E nello stesso tempo Eraclito ha la pretesa di dire che tutte le cose accadono kataton logon tonde. Notate che quelli che sanno di greco, logos è sempre accompagnato anche da un pronome dimostrativo di prima persona. Questo qui, questo mio logos, qualcosa che indica, che è indicato, che è dimostrato. Come fanno tutte le cose ad accadere secondo questo logos, se questo logos altro non è che le parole, altro non sono che le parole che io sto dicendo a voi, direbbe Eraclito. È una contraddizione. Da un lato c'è un elemento universale in questo logos, dall'altro c'è un elemento contingente, particolare. È un logos in esecuzione, lo stiamo ascoltando. Se avrete voglia di andarvi a prendere Eraclito, che è anche tradotto in italiano in numerose edizioncine con testo a fronte, vedrete come Eraclito si compiaccia di giocare con le parole, si compiaccia delle immagini. C'è un frammento, che è il frammento 7, se ricordo bene, nella raccolta di Bill Scrantz, in cui si dice, eccolo qua, sì, che se tutte le cose che esistono fossero fumo, basterebbero le narici a riconoscere la realtà delle cose, la legge del hen panta einai, che tutte le cose alla fine fanno uno. E allora non sarà che anche il logos, come il fuoco di Eraclito, che in fondo fa uno di tante cose, tutti gli elementi che mettiamo a bruciare, non sarà che anche il logos di Eraclito altro non è che una grande immagine, una grande metafora? Che altro fa il logos, il discorso, se non mettere in circolo, e se provaste con me, ma adesso non ho l'ardire di proporvelo, fare un smontaggio strutturale del frammento 1, vedreste che lo si può costruire come se fosse un circolo quasi perfetto, anche proprio da un punto di vista stilistico-strutturale. Che altro fa il logos se non mettere in circolo tutti i fonemi, tutte le sillabe, tutte le lettere, tutte le parole, tutte le frasi del mondo? Che altro è il logos, anche il mio logos, anche le cose che vi sto dicendo io, come quelle che Eraclito diceva agli Efesini tanti secoli fa, una grande icona del fatto che tutte le cose fanno uno. In questo senso, allora, potremmo ripetere con Marshall McLuhan e con il primo capitolo di quello straordinario libro che è Understanding Media, che il medium è il messaggio. E questo spiega forse anche perché il logos di Eraclito sia un logos che gli uomini dovrebbero avere capito anche prima di averlo ascoltato. È una frase un po' dispettosa questa: gli uomini non lo capiscono, sono sempre incomprendenti, sia prima sia dopo averlo ascoltato. Ma uno potrebbe dire: ma prima di averlo ascoltato come posso capirlo? Ma se il logos è la struttura del discorso, la struttura di ogni discorso, ciò che mette in circolo tutti i fonemi, tutte le sillabe, tutte le parole, ecco che allora non c'è bisogno di ascoltarlo per capire che cosa fa un logos.
se non rappresentarci sotto il naso, sotto gli occhi. Eraclito dice nel frammento 76 che proprio ciò con cui più abbiamo consuetudine è ciò che ci sfugge, la legge dell'empantaeinai. Ecco che allora questo logos è un logos finito, e io ho praticamente finito, ma è anche un logos infinito, perché il mondo è l'immagine del mondo, è l'icona del mondo. E per questo, per poter essere trasmesso e per continuare a non finire anche nelle generazioni successive, deve essere scritto in un libro finito, ahimè, che quindi smentisce, perché i libri sono finiti, l'infinitezza, l'infinitudine, l'infinità del logos. E tuttavia è necessario. È in fondo il problema di un altro grande filosofo del IV secolo, no? Quello di sapere che i libri non contengono tutto ciò che ci serve e forse non lo rappresentano neanche bene, ma ci sono tremendamente necessari. Dietro la figura intimidatoria, un po' burbera di Eraclito, si comincia a intravedere la sagoma di Platone. Questo problema se lo pone, il problema tra scrittura e verità, del rapporto che c'è tra scrittura e verità. Il libro è necessario, bisogna scriverle queste cose in un libro, anche perché quell'icona continua a mostrarsi agli uomini con tutta la sua verità infinita che ha da descrivere. Ma il libro, eppure è necessario, non è sufficiente. Dopo averlo messo in custodia, insomma, averlo consacrato, come facciamo noi che ci prendiamo cura dei nostri libri, nel Tempio di Artemide, bisogna ritornare fuori, nel mondo, a mettere in circolo le nostre sillabe, le nostre parole, le nostre frasi, con quelle di tutti gli altri, per farne davvero l'icona del mondo. Grazie, scusate il ritardo. Partirei dal personale, dai libri e Dio, e necessariamente, partendo dal personale, parto dalle letture adolescenziali, semplici così, vorrei rintracciare una questione che è un po' un'ossessione per chi si occupa, di media, di audiovisivo, eccetera, cioè la questione del tatto, del tattile. Perché? Perché, vabbè, quelli che si occupano di letteratura non hanno neanche la vista e l'udito, quindi sono messi malissimo, però noi che abbiamo accesso a questo tipo di percezione abbiamo evidentemente, sentiamo subito una mancanza del tatto, del tocco. A dir la verità ci mancano anche i sensi del gusto, ma quelli sono ultra specializzati, quindi li possiamo anche tenere da parte, non ci fanno gran problema, però il tatto è un problema, tant'è che esiste tutta una tradizione di studi dell'immagine che ha voluto reperire un'immagine aptica, no? Cioè un'immagine che avrebbe delle caratteristiche tattili. È un'idea un po' vicariante, qualcosa ci manca, allora l'andiamo a cercare, però insomma. Torniamo ai libri e al tocco. Intanto nei libri dove non c'è neanche l'immagine, dove non vediamo, dove non sentiamo, eccetera, eccetera, come finisce nei libri una cosa come il toccare? È curioso, perché capite che è difficile rappresentare la percezione. Poi, certo, poi arriviamo anche al cinema. Il cinema come fa a rappresentare il toccare, eccetera. Ho scelto delle cose abbastanza, due tocchi, diciamo così, tocchi anche in cui è forte l'elemento, o perlomeno possiamo parlare di un elemento sensibile o sensuale, toccare. Il primo è Stendhal, il rosso, come avevo detto, che erano delle cose adolescenziali, il rosso e il nero, ed è il momento in cui Julien Sorel prende la mano di Madame de Renal. È un momento abbastanza importante, interessante. C'è stato un tocco precedente, in realtà si sono toccati per caso e lui ha partorito l'idea di prenderle la mano, no? Dal suo punto di vista siamo in una configurazione che è quella dell'avventuroso, Lui decide adesso, in realtà non è che sia innamorata, lei è già innamorata, ma lui non è che sia innamorato di Madame de Renal, però
decida di toccarla, di prenderle la mano, decide che lo farà. Spesso è veramente il fondamento di ogni avventura, no? Un atto autocratico, io farò questa cosa qui, no? Se non c'è atto io scalerò l'Everest, se non c'è atto autocratico non c'è avventura. E quindi lui è dal lato dell'avventura, lei invece ha già simbolizzato l'idea di essere innamorata con una certa freddezza, lo dice, ma e però è lì. Allora, curiosamente, come vediamo adesso, provo a leggervi giusto un pezzettino perché non abbiamo tantissimo tempo, si crea una sorta di discrasia, nel senso che se ragionassimo in una maniera un po' grossolana potremmo dire che dal lato di Julien tutto è dal lato della narrazione, no? Del meccanismo che fa andare avanti la narrazione, c'è un voler fare qualcosa, far succedere qualcosa, c'è lo spirito dell'avventura, dall'altro invece c'è un cedere al sensibile, no? È lì e c'è questo momento che vediamo di tremito, di cosa che è difficile lì. Proviamo a vedere un attimo se lo trovo. Allora, bisogna che metta gli occhiali perché sennò non leggo un accidente. Allora, lui ha deciso, è proprio un atto autocratico, di prenderle la mano al rintocco delle 10, quindi si sentono i rintocchi, eccetera. Dopo un ultimo istante di attesa e di ansietà, durante il quale Julien fu come fuori di sé per l'eccessiva emozione, le 10 suonarono all'orologio che si trovava sopra la sua testa. Ognuno di quei fatali rintocchi echeggiava nel suo petto e vi provocava una specie di sconvolgimento fisico. Infine, quando il decimo colpo vibrava ancora nell'aria, egli tese la mano e prese quella della signora Verenal, che si ritrasse immediatamente. Senza rendersi chiaramente conto di ciò che faceva, Julien la riprese di nuovo e, benché fosse agitatissimo, fu colpito nel sentirla tanto gelida. La strinse con forza convulsa, sentì che la mano faceva un ultimo sforzo per svincolarsi, ma alla fine rimase nella sua. Poi dice: la felicità gli invase l'anima, non che gli amasse la signora de Renal, ma era cessato uno spaventoso supplizio. La cosa conti per lui è uno spaventoso supplizio, no? È il momento prima dell'attimo decisivo che è proprio dell'avventuroso. C'è un pezzetto che invece è dedicato alla signora de Renal, che è in tutt'altra attitudine, è lì che ha un momento difficile da descrivere, perché lei ha già accettato il fatto di essere innamorata di Julien, però una cosa diversa è toccare, il tatto, no? Qualcosa è successo, non è più semplicemente l'accettazione di un sentimento, ma è successo qualcosa. Allora, è un caso interessante perché c'è un riferimento abbastanza significativo a tutto un universo sensibile. Io vi ho letto solo un pezzettino, però tutto questo accade in un luogo ameno, siamo in campagna, c'è un giardino con delle rovine gotiche, ci sono dei noci, siamo lì sotto, cioè il posto perfetto per fare sta roba qui, se uno ne dovesse scegliere uno, quello è quello buono. E tutto questo crea un aspetto anche atmosferico, diciamo così, quindi c'è una resa di tutto questo aspetto sensibile attraverso che cosa? Non solo degli elementi descrittivi, degli elementi di stile, degli elementi di prospettiva narrativa, perché abbiamo due posizioni diverse, eccetera, eccetera. Una strategia del narratore piuttosto complessa, che cerca di rendere che cosa? Una cosa mancante. Che noi quella roba lì non ce l'abbiamo, no? Questo stringere la mano, sentirla che si ritrae, poi fredda, eccetera, eccetera. Ce lo descrive, ma noi non ce l'abbiamo. E a dire la verità, neanche lo vediamo, ok? Quindi siamo lontani da qui.
questo, però c'è un grande sforzo. Adesso io vorrei prendere così, sempre perché appunto già dalle prime letture queste due cose mi sembravano così collegate, un altro tocco, la situazione per certi versi simile, gli esiti sono un pochino diversi, ed è la coscienza di Zeno. Allora, immagino che lo conosciate anche voi, la cosa è abbastanza divertente, voi sapete che a un certo punto Zeno decide di doversi sposare, senza che ci sia una ragione specifica, che però decide di doversi sposare, inizia a frequentare delle ragazze, in particolare ne sceglie una da che ritiene possa essere la sua moglie perfetta, e così incomincia una sorta di corteggiamento, diciamo così, che non ha esiti particolarmente felici, e tuttavia lui è più rinforzato in quest'idea di arrivare a sposare una di queste sorelle della famiglia che frequenta, che è Ada. Allora, il momento del tocco è quando Zeno arriva in questa casa, e c'è un esperimento di spiritismo, è tutto buio, e sono tutti intorno a un tavolino che stanno facendo quelle cose un po' stupide per cui si evocano fantasmi, cose eccetera, però la cosa rilevante è che non si vede niente, ok? Quindi lui viene accompagnato al tavolino e si sistema tra due sorelle, a questo punto concepisce che è il momento, in qualche modo è un po' diverso, lì c'erano gli alberi, c'erano tutte queste cose, cioè, qui c'è una seduta spiritica, è buio eccetera, ma lui partorisce esattamente la stessa idea, è questo il momento. E anche qui provo a leggervi un pezzettino, vediamo. Allora. Sì, grazie. Allora. Dunque, cominciamo da qui. Allora c'è questo signore che si chiama Guido, che è in realtà il vero spasimante di Ada, quello che sta per avere successo eccetera, che dirige un po' la cosa e dice: oh, mi raccomando, concentratevi eccetera eccetera, e quindi dice: parla di nuovo Guido, ve ne prego, raccoglietevi, supplicate ora lo spirito che invocaste di manifestare muovendo il tavolino. Mi piaceva che egli continuasse a occuparsi del tavolino. Oramai era evidente che Ada si rassegnava di portare quasi tutto il mio peso. Perché? Perché lui si è sistemato e piano piano si è lasciato andare su una delle due ragazze. Se non lo avesse, se non mi avesse amato, non mi avrebbe sopportato. Lui è contentissimo perché dice: beh, mi sono lasciato andare, lei non fa niente eccetera, quindi cavolo, forse mi sposo. Era venuta l'ora della chiarezza. Tolsi la mia destra dal tavolino e pian pianino le posi il braccio alla taglia. Io vi amo, Ada, dissi a bassa voce e avvicinando la mia faccia alla sua per farmi sentire meglio. Lui la cinge e le dice: io ti amo, Ada. Quindi ha risolto anche lui come la fanciulla non rispose subito, poi con un soffio di voce, però quella di Augusta, mi disse: perché non veniste per tanto tempo? Ha sbagliato sorella. E questa cosa qui porterà al matrimonio. Subito dopo c'è un momento comico perché lui chiede a tutte e tre le sorelle di sposarlo una dopo l'altra, però è chiaro che a questo punto la sua storia è segnata. Lui sposerà Augusta e non Ada, perché in questo gioco del toccare, del tatto, cioè, ha sbagliato. C'aveva una a destra e una a sinistra, ha preso una per l'altra.
Allora, perché ho messo insieme questa cosa qui con la precedente? Perché ci sono degli aspetti che vale la pena comparare. Vabbè, uno che è un po' marginale rispetto al discorso che sto facendo qui, che però è comunque interessante. Tutta la storia di Zeno è una sorta di finta avventura, cioè gli atti autocratici sono sempre mancati, cioè lui decide ma non decide mai la cosa giusta, è sempre etero diretto da altro, eccetera, eccetera, così come in questo caso. Quindi c'è una parodia di atto autocratico, no? Come quello di Giulienne, alle 10 io le prendo, questo è il momento, eccetera, solo che è il momento sbagliato, la situazione sbagliata, eccetera. Quindi, e questo è costitutivo del romanzo, della posizione. A mio modo di vedere, questo è uno dei tratti del commedico, cioè il venir meno di certi elementi che sono tipici dell'avventura, eccetera, far diventare quello che è scelta qualcosa che invece è controllo esterno, come dire, essere un po' una figura di un carillon, una figura di un teatro di pupi, eccetera. Beh, un certo meccanicismo che è proprio della commedia, per esempio, se voi guardate, adesso faccio studioso di cinema, la commedia hollywoodiana classica, voi vedete che quello è costruito secondo una logica meccanica, quelli sono degli automi che si muovono, apparentemente decidono, ma in realtà sono mossi come una grande recita d'automi. Vabbè, chiusa parentesi, questo ci interessa fino a un certo punto. La cosa che invece ci interessa di più è che qui da un certo punto di vista siamo al contrario rispetto a quello che vuole fare Stendhal, cioè se nel caso stendhaliano c'era l'idea di arrivare a cogliere il sensibile, cioè c'è qualcosa a cui la lingua non accede direttamente, la letteratura non accede direttamente, ma attraverso una serie di artifici, di complessità, diciamo così, cerco in qualche modo di dare al lettore accesso, sia pur mediato, a questo aspetto che è l'aspetto sensibile, l'aspetto tattico. Cioè, a Svevo non interessa niente questa cosa qui, cioè il problema è semplicemente un problema logico, è come pezzi su una scacchiera. In realtà il gioco è quello semplicemente nominale, una al posto dell'altra. Tra l'altro le ragazze si chiamano tutte con la, si somiglia, Augusta, Ada, Alberta, l'altra, una al posto dell'altra. L'aspetto sensibile è completamente narcotizzato. Attenzione, non c'è, questa è una notazione interessante, c'è il sensibile, ma è messo fuori campo e traspare nella voce di lei. Cioè a un certo punto c'è una frase breve in cui lei risponde con un soffio di voce e dice ma perché, che lascia intuire invece un lato, come dire, che ci rimanda poi al pathos, no? Al patimento di lei che in realtà è innamorata, lo vorrebbe, eccetera eccetera, però questo è completamente fuori campo, è escluso, è tagliato via. In realtà quello che ci viene mostrato è semplicemente il gioco dell'equivoco, lo scambio, una cosa al posto di un'altra. Bene, allora, mi interessa perché sono due strategie completamente diverse. Da un lato cercare di rendere il sensibile, dall'altro invece farne a meno, cercare degli altri meccanismi, cioè metterlo volutamente fuori campo. Bene. Però io non sono uno studioso di letteratura, quindi mi fermo qui e sempre così, seguendo un filo un po' adolescenziale, inizio a pensare a quali sono i film che riprendono questa cosa qui. Allora, al cinema, negli audiovisivi, eccetera, eccetera, come vi ho detto, noi abbiamo accesso ad alcuni livelli percettivi, alla visione, all'udito, eccetera, poi, ma non al tatto. E tuttavia questa cosa qui è ben presente, ci sono film in cui diventa di tutto e via. Non so, per esempio, se qualcuno di voi ha visto un film molto divertente, molto così, si chiama Ghost,
quello sempre parodiato in cui Danny Moore lì che sta modellando la creta, no? E c'è una pallottola spuntata, una versione molto molto divertente di questa cosa qui. Bene, lì per esempio, ma in tutto l'idea del fantasma eccetera, qui c'è questo signore, il marito, che è diventato un fantasma, è lì, aleggia in questa casa, così, ma non può toccarla, sta lì, vorrebbe abbracciarla, eccetera, non riesce, sempre un tocco mancato, ed è la cosa seducente, bella del film, è un film molto leggero, però ha una finezza notevole. Però c'è un film in cui c'è veramente un'ossessione del tocco, un po' come quella che abbiamo trovato qui. È un film di Eric Rohmer, si chiama Le Genou de Claire, ed è un film dedicato al ginocchio di Claire. Rohmer, non so se qualcuno di voi lo conosce, uno degli autori più significativi della Nouvelle Vague, insomma un po' la mente della Nouvelle Vague da un certo punto di vista, pensatore della Nouvelle Vague, se qualcuno di voi ha visto La spiaggia. Sì, sì, esatto. Per un certo periodo sono stati anche visti, questo qui in particolare è uno dei racconti morali, il quinto, il sesto e poi è La mia notte con Maud, che forse è uno di quelli più conosciuti. Il film di Rohmer si riconoscono subito, vedete un gruppo di francesi mal vestiti, pseudo eleganti ma vestiti malissimo, che parla di Dio, di Pascal, di morale, eccetera, eccetera, in continuazione. Beh, quello è un film di Rohmer. Cosa succede in questo film? Dopo vedo se riesco a farvele vedere un pezzo, almeno farvi vedere il ginocchio di Claire, che è rilevante. Allora, che c'è questo signore che si chiama Jérôme, mi pare, che ha avuto delle avventure in passato, cioè, ma adesso ha conosciuto una signora svedese, sta per sposarsi e ha deciso, come dire, di dedicarsi solo a quest'anno, di essere rigorosamente monogamo, eccetera, eccetera. Va in vacanza, in un posto incontra una sua vecchia amica, una scrittrice, la quale invece cerca di tentarlo e indirizzarlo verso un adolescente, figlia dei padroni di casa. La storia vagamente riecheggia le relazioni pericolose, qualcuno ha detto che è una sorta di versione giansenista delle relazioni pericolose. Allora, cosa succede? Che lui effettivamente si avvicina a questa ragazza, è chiaro che potrebbe esserci qualcosa, ma lui però resiste perché è rigido. Però cosa succede? Che arriva la sorella di lei col fidanzato, questa Claire, e lui, che appunto riesce a tenere insomma fede a questa sua proposizione, a un certo punto viene colpito dal ginocchio di lei, e da quel momento in poi il film diventa un'ossessione per il ginocchio, fino al momento in cui lui lo tocca. Ma se riesco vi farei vedere i due momenti, vediamo un po'. Il film è del 1970. Questa copia ha una caratteristica peculiare, che ha un audio sia in francese, l'audio originale, che in russo. Se non si riesce a eliminare il russo, si sente contemporaneamente in francese e in russo. Aspettate che vedo se... Comunque, noi tanto dobbiamo vedere il ginocchio, quindi ci interessa relativo. Facciamo che è complicato andare a capire come eliminarlo. No, qui si sente il russo e basta. E non ci sono neanche i sottotitoli, a casa mia ci sono. Belli, no? Sì, lei è Claire, come si capisce. Hanno trovato quest'albero di ciliegie, sono lì che si... Cos'è?
si sente stesso. Anche il francese, sì, sì, e si sentono tutti e due, solo che il russo è più forte. Questo è Jérôme Brialy, un attore piuttosto famoso del cinema francese. Vabbè, allora, questo è il momento in cui lui rimane come fulminato, questa l'ha vista prima, eccetera, però c'è questa inquadratura del ginocchio che comincia, scusate, uso questo, comincia un po' a organizzare tutto quanto il film, diventa un'ossessione, no? Per lui diventa un'ossessione, fino a che, lo vediamo subito dopo, loro sono in vanno a fare una gita in barca, vengono, c'è un temporale, quindi un momento così anche atmosfericamente negativo, lui perfidamente racconta a lei che il fidanzato la tradisce, lei in lacrime così, e lui appoggia la mano sul ginocchio e lì rimane per un po'. Dopodiché non succede assolutamente niente. Ritorna a parlare con la scrittrice, dice che in questo modo lui ha risolto la sua ossessione, può sposarsi tranquillamente. Il tocco ve lo faccio vedere perché allora ecco qui. Allora, voi potrete dire, vabbè, ma insomma non è che è cambiato niente, perché? Perché abbiamo comunque una situazione rispetto alla quale non abbiamo accesso a un elemento sensibile, ma così come in letteratura, cioè in realtà c'è questo tocco che è una cosa ossessiva intorno a cui si costruisce tutto quanto il racconto, però a noi il tocco manca. In realtà non è esattamente così, perché nel film il tocco in qualche modo è la parte fallimentare della storia, cioè Jérôme è uno stupido in questo film, è uno stupido così molto compiaciuto, ma ineffettivo. Lui pensa di aver cambiato la vita di questa ragazza, che però alla fine del film vediamo tranquillamente col suo fidanzato che ha ripreso la sua vita normale. In realtà non è successo assolutamente niente, questa cosa è completamente ineffettiva.
La cosa che è efficace, che è invece rilevante nel film, è l'ossessione del ginocchio, non il tocco, è quello che, come dire, è il voler toccare. E questo davvero invece al cinema diventa, adesso bisognerebbe vederlo tutto, non ho il modo di farvi vedere, però diventa che cosa? Diventa organizzazione dello spazio, sistema degli sguardi, eccetera, eccetera. Cioè tutta la storia, i dialoghi, la narrazione, eccetera, cominciano a ruotare intorno a quest'atto possibile, a questa ossessione, questa cosa che poi non c'è. Quindi in realtà è vero che noi non abbiamo accesso al tocco, però quella cosa lì è la cosa meno interessante per Romeo, cioè quella che viene, che rimane fuori, la attribuisce a Brialy, che è molto bravo, perché è veramente abbastanza insopportabile, forse anche al di là delle intenzioni di Romeo stesso. Però è Brialy quello lì, ma la cosa interessante invece è il momento dello sguardo, no? Che lo sguardo si isoli questo oggetto, questa parte del corpo, eccetera, eccetera. Allora cerco di arrivare a qualche conclusione. Il fatto è che a differenza della narrazione letteraria, nella narrazione mediale, audiovisiva, eccetera, eccetera, noi abbiamo accesso a dei livelli di percezione, cioè la percezione è oggetto diretto, cioè non è rappresentata. Quello che Romer ci fa vedere, la cosa su cui focalizza l'aspetto, è il fatto che il centro del film è lo sguardo, non quello che si prova, eccetera, ma proprio lo sguardo, cioè l'attività di guardare. L'avete visto in quell'inquadratura del ginocchio, che è completamente isolata, non è nemmeno più solamente attribuibile a Geron, no, è un'inquadratura che è uno sguardo su quell'oggetto. Allora, riprendendo un po', rimettendo insieme le cose, a me sembra di poter dire che dal lato della forma letteraria noi abbiamo un meccanismo più o meno di questo genere. Abbiamo delle percezioni, queste percezioni non sono direttamente attingibili nel circuito della comunicazione, hanno bisogno di una mediazione. Questa mediazione è propriamente letteraria e potremmo chiamarla stilistica, eh? Quindi c'è uno stile che rende la percezione, non abbiamo accesso alla percezione ma abbiamo uno stile che in qualche modo è mimetico della percezione, attenzione, mimetico in senso lato, non perché la descrive, eh? Anche nella letteratura più descrittiva, pensate alle L'École du Regard, per esempio, dove c'è una minuziosa descrizione delle foglie di un albero, cioè, però lì ci sono delle figure retoriche, per esempio l'enumerazione. Quindi non c'è un accesso, anche in quel caso, anche in quella descrizione così minuziosa, non c'è un accesso diretto alla percezione. C'è una mediazione forte di tipo stilistico. Lo stile rende la percezione. E che cosa fa poi? All'altro capo della catena comunicativa, questo stile per me lettore ritorna di nuovo percezione, cioè ritorna qualcosa che io posso associare a un dato sensibile, ok? Però vedete che è percezione, stile, percezione, percezione dal lato del rappresentato, stile letterario. Al cinema e in generale nell'audiovisivo, e nel caso di Romer la cosa è abbastanza evidente, succede una cosa diversa, che la percezione, il dato sensibile, nel caso della visione, eccetera, diventa qualcosa, ma qualcosa che è ben concreto, si dà direttamente, quello che chiameremo un percetto, come qualche filosofo. Che differenza c'è tra la percezione e un percetto? Una differenza banale: la percezione è sempre di qualcuno, se io chiudo gli occhi la mia percezione cessa,
un film, se siete al cinema, se chiudete gli occhi il film continua ad andare, quindi non dipende direttamente da voi, è una percezione diventata oggetto, cosa reale, esiste indipendentemente dagli altri soggetti. Bene, questo percetto, nel momento in cui io spettatore lo percepisco, ritorna di nuovo sensibile, ritorna percezione, eccetera. Però, e questo è il punto fondamentale, dal mio punto di vista, e qui passo dai libri per me ai libri per noi, no? A quello di cui ci interessiamo, noi studiosi di media, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che in buona sostanza, se noi facciamo il paragone tra media audiovisivi e letteratura, quello che viene fuori è che nell'audiovisivo lo stile e la percezione sono la medesima cosa, cioè non c'è differenza tra stile e percezione, oppure se volete che lo stile, quello che distingue Romero, il modo di costruire lo spazio, eccetera, eccetera, non è altro che una forma della percezione, cioè è un'organizzazione della percezione, in particolare dello sguardo. Ho scelto Romer perché Romer è uno che questa roba qui l'ha teorizzata, è andato proprio, è un personaggio che ha anche un'attività di saggista, di studioso, eccetera, eccetera, è andato a cercare, per esempio, in alcuni grandi classici, proprio l'idea che, per esempio, in Hitchcock, la costruzione dello spazio, ciò che lo distingue da altri autori, eccetera, è il modo in cui viene manipolata la percezione, viene organizzata la percezione. Attenzione, un'ultima cosa poi chiudo. Non, questo non vi deve far pensare che io o Romero o altri stiamo difendendo qui un'idea mimetica dell'audiovisivo, perché questa percezione non è la percezione naturale, cioè non è la mia percezione, non è, quando dico che è uno stile percettivo vuol dire che è una forma organizzata che non è appiattita sulla percezione naturale, ok? È qualcosa di diverso che caratterizza un modo di produrre quell'oggetto, un modo di fare cinema, un modo di costruire audiovisivo, eccetera, eccetera. E questo di fatto, questo accesso immediato alla percezione, questa, diciamo così, quale scienza tra stile e percezione, che è caratteristico del mondo dell'audiovisivo, del cinema innanzitutto, a mio modo di vedere è uno dei grandi motori che poi muovono il pensiero sul cinema. Voi sapete che spesso i filosofi del Novecento evidentemente si sono interessati di cinema, ma qual era il punto di interesse? Uno dei punti, se non il punto principale, è proprio questo, è questo scarto, questo momento di scarto in cui, come dire, il cinema diventa, o l'audiovisivo diventa, forma percettiva organizzata, ok? Questo è un punto intorno a cui la riflessione sul cinema non è più semplicemente una riflessione di tipo settoriale, diciamo così, ma assume un valore più ampio, un rilievo di carattere generale. Detto questo, potremmo dire già dagli anni 20 questo appare chiaro, che il cinema, già per i teorici degli anni 20, ci dà una sorta di accesso immediato. Mi ero portato come ultima cosa, ma non faccio in tempo a parlarne, Jean Epstein. Jean Epstein è un cineasta che comincia a fare cinema negli anni 20, è uno che è molto legato alle avanguardie, eccetera, eccetera. Lui fa un film sull'Etna durante un'eruzione, 1925, il film è perduto, nessuno l'ha più visto, però racconta questa storia. E una delle cose straordinarie che lui concepisce già lì è questa: sale e comincia a descrivere questa natura rarefatta, tutto bruciato, questa sorta di deserto. Siamo nell'ambito del sublime romantico, no? Qualcosa di bellissimo e terrificante, di... e si pone il problema di come si può dire questa roba qui. Tra l'altro sullo sfondo ci sono
ci sono i poeti romantici, c'è tutta una tradizione del sublime. C'è Holderin, la morte di Empedocle, la salita sull'Etna, lui chiaramente lo conosce, eccetera. Bene, qual è la risposta che dà Epstein già allora in maniera illuminante? Dice, benissimo, Holderin ha bisogno della sua capacità di poeta per rendere il sublime. Per me l'importante è avere un operatore, perché in qualche modo quella cosa lì il cinema è in grado di catturarla e renderla direttamente. Ecco, questo è il punto che è assolutamente rilevante, che poi dagli anni 20 percorre tutta quanta la tradizione di riflessione sul cinema. Grazie. Thank you.